Ok ragazzi, buona Buona giornata. serata. Ah, C'ho ciao Enrico. l'eco. Aspettate un attimo che lo togliamo. Togliamo l'eco, togliamo l'eco. Ok, sempre che non c'è. Ok, allora, mi è arrivato un po' di roba che non faccio vedere adesso, però diciamo la faremo vedere prossimamente. Ok, e nel frattempo abbassiamo un po' il microfono perché sennò diventa un casino. Okay. Allora, tutta roba per CB, un ex CB molto evoluto che aveva in cantina il papà, cioè, un po' di apparati, un po' di microfoni, un po' di company. Ne ho preso solo questo per il momento per fare la provare da vedere. È un Echo Power microfono, ok? È in uno stato pietoso, sporco, smontato, smanettato, e credo che ci sia anche la batteria dell'acido che c'è. Lo apriamo adesso. E difatti, bella cosa. Batteria rimasta. Wow, quanti anni? Quanti anni sono? 36 anni, speciale. C'è manco la scadenza. Vabbè, batteria. Ecco. Voilà. Lucide per tutte le parti. Allora, sì. Bello, lucide per tutte le parti. Penso di dividere questo video in 1 o 2 parti. Iniziamo col primo, devo pulire tutto. C'è un po' di roba, si vede, si vede. Quindi smontiamo, se si sfidano le viti. 40 anni, minimo 40 anni, 10, 40, se non si perde. Una quarantina di anni. Ah, oh, dicevo, sì, bisogna arrivare un po'. Ah, ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di attivare la campanella. E praticamente date un aiuto a questo canale. Dicevo, mi è arrivata questa roba in cui sono un po' di apparati CB datati, molto datati. Inza specie. Speciale, vediamo se lo c'è pinzetta, pezzo è questo, si vede pieno di cucina. Ok, e adesso vediamo che siamo già giocati un corretto del microfono. Vediamo come siamo staccati, pulsante. E l'altro corretto del microfono. Ok. Ce lo siamo giocati. Adesso c'è il LED. Ecco qua. E questo. Adesso ci sono due cose da fare. In primis, tirare questo via, pulirlo. Poi lo faremo a luce suoni dall'altra parte e una bella verniciatina, non come l'altro microfono dell'altra volta che non ho fatto niente di tutto ciò, ma perché sto aspettando la capsula che mi deve arrivare, la capsula decimale, o ripristinare la sua capsula che ce l'abbiamo qui. Non appena se trovo la capsula decimale che me l'hanno mandato su eBay, oppure no. Adesso vediamo qui. Mettiamoci la ricetta, aspettate di vedere la telecamera. Ed ecco qui. Dove sta il telefono? Non vedo più la telecamera. Eccolo qui. Vedete forse un po' meglio. Qui anche il videatore. Via 455. La memoria della Sony. 4,55 e
amplificatorino, che è questo, il CX79, non so, ripetiamo, parliamo ora, non so cosa sia. Prova, prova, eccolo, prova, sì, qualcosa c'è, e il campo, questo regola la velocità dell'eco, se non vado errato, regola la velocità dell'eco, ola, si fa ola, 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 adesso è troppo volta, ola, prova, non c'è, vabbè, prova, sì, 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 sì. 455 funziona. Che è poi il clock della, il clock dell'eco. Prova, non posso provare di più, e questo era il push to talk, tic tac, poi c'è ancora il blu. Prova, 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 vabbè, sempre perché c'è l'amplificazione, ragazzi, alla prossima. Primo step lo prendiamo qui, inizio a fare dei piccoli, prima dei piccoli lavoretti in giro. Allora, sistemiamo prima di tutto questo, e adesso qui c'è, ecco qua, questo, una bella pulizia generale dello spagolo, e dopodiché faremo il primo tocco, una volta che abbiamo quello, di tutto l'altro resto. Nel frattempo vedo, vedrò qualche altra cosa di capire che è successo, e certamente filmo, e vediamo pure il circuito se funziona qualcosa, se non funziona, e mi farò pure un amplificatore, qualcosa per capire se c'è o non c'è l'uscita del microfono, che il micro amplificatore. Ok, alla prossima, ci vediamo alla prossima, bye bye.